C'era una volta il regno delle due Sicilie, che era tutto il sud Italia. Dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il sud era ricco. Ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il sud divenne povero e cadde a picco. C'era una volta una nazione che si chiamava Meridione. Il suo re era Ferdinando, secondo di Borbone. Non esisteva emigrazione, non c'era disoccupazione. Con i suoi pregi e i suoi difetti c'era una volta il Meridione. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta a rubare oro e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava. Al sud la gente si amava. Ferdinando morì e lasciò il trono al figlio Francesco, che sposò Maria Sofia, una ragazza di Baviera. Sempre uniti nelle battaglie, dal Volturno a Gaeta, aiutavano i soldati feriti, compresi i nemici. Ma quei giorni segnarono la fine del regno e il patrimonio lasciato al mondo. La prima ferrovia, la prima cattedra in economia, le miniere di zolfo, la prima flotta, mercantile e militare. Federico II, lingua italiana, scuola siciliana, la scienza, la filosofia, le tasse più basse, le industrie, Mongiana, Pietrarsa, Castellammare, eccetera, eccetera. C'era una volta, ma poi venne Garibaldi. C'era una volta, e rubò soldati e soldi. C'era una volta, ma la vera storia è che prima, prima dell'unità d'Italia al sud nessuno emigrava. Al sud la gente si amava. Al sud si lavorava. Prima, questo prima dell'unità d'Italia. A tutti gli emigranti del mondo che hanno lasciato Italia, al sud nessuno emigrava, al sud la gente si amava, al sud si lavorava. Prima, questo prima dell'unità d'Italia, al sud c'è sempre una festa, al sud l'aria è diversa. D'Italia, milioni di emigranti nel mondo che dalle navi in partenza lanciavano un gomitolo di lana ai loro cari rimasti a terra. La nave si allontanava e il gomitolo si srotolava finché si spezzava. E noi dobbiamo riunire il mondo al sole. Buonasera, questa bellissima canzone di Povia che me l'ha suggerito il mio amico Giuseppe Giannetto, effettivamente molto, molto toccante, che sintetizza in una canzone quella che è stata e che è purtroppo la triste storia di noi sudici, come dice qualcuno.
Di proposte politiche meridionaliste, sicilianiste o indipendentiste è piena la storia italiana negli ultimi 80 anni. Per questo motivo occorre subito precisare che il nostro progetto non nasce solo da motivazioni ideali o da ripicche antinordiste rispetto alle quali non siamo comunque indifferenti, ma dall'avvertire esigenza di cogliere un momento storico irripetibile. Il passaggio della storia che stiamo vivendo non è infatti sostanzialmente diverso da quello vissuto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Negli anni 50 c'era da ricostruire un paese distrutto dai bombardamenti ed affamato dalla guerra. C'era da rilanciare l'economia, con particolare riguardo agli insediamenti industriali, al sistema dei trasporti e alla realizzazione di infrastrutture materiali. Oggi stiamo per affrontare la ricostruzione post-Covid, che sta lasciando e lascerà sul campo macerie immateriali sotto forma di piccole e medie imprese, costrette a chiudere definitivamente. Dopo anni di inattività, dopo i quali si scopriranno di essere poi stati soppiantati dalla crescita dei servizi online, perché la pandemia li ha resi più veloci. La crisi di migliaia di imprese e di conseguenza del loro indotto in termini di servizi professionali e rendite immobiliari finirà con il creare nuova povertà, parliamoci chiaramente, e quindi anche a una nuova marginalità. Il dopo Covid, come il secondo dopoguerra, porta con sé scelte destinate ad influenzare la crescita o la morte, dipende ovviamente dalla resilienza di ogni territorio e quindi in particolare del nostro territorio per quelli che saranno i prossimi decenni. Il boom economico degli anni 60, d'altronde, lo ricordate, e lo ricordiamo, per il Sud è stato da un lato foriero di interventi pubblici improduttivi e inquinanti, di cui ne stiamo pagando le conseguenze, e dall'altro purtroppo è stato motivo di emigrazione. Ora, come allora, quello del ponte sullo stretto di Messina diventa un tema decisivo per orientare le scelte verso un'area che fino ad oggi è rimasta marginale rispetto ad ogni idea di sviluppo. Sappiamo bene che ciò potrebbe significare in termini positivi, pensando alle infrastrutture che andrebbero necessariamente di pari passo con la realizzazione del collegamento stabile, strade, ferrovie, alta velocità, nell'opera strategica che mette in moto e velocizza la realizzazione di tutte queste infrastrutture collegate. Per gli stessi motivi dobbiamo attenderci una reazione forte da parte di chi ha già messo gli occhi, e forse non solo quelli, sulle risorse del cosiddetto Recovery Fund e Recovery Plan, per quello che è poi il progetto attuativo. La nostra proposta, guardate, molto chiaramente, la nostra proposta non è né di destra, né di centro, né di sinistra. In 80 anni di storia repubblicana abbiamo avuto governi di tutti i colori e al di là di qualche sporadica iniziativa di carattere speculativo, clientelare o di campanile, per esempio, non me ne voglia nessuno, dell'autostrada Reggio Salerno che passò, no, da Salerno per esempio, e non abbiamo mai registrato purtroppo, al di là del colore e delle posizioni politiche che ci hanno governato, nessun significativo intervento in favore del Sud e in generale e per la Sicilia in particolare. Ora si fa la storia o si condanna definitivamente alla fame il Sud e la Sicilia, senza discussione. Una terza scelta, per quanto mi riguarda, guardate, non c'è. Noi vogliamo intanto che ciò sia abbastanza chiaro,
perché non vogliamo essere complici dell'ennesimo disegno di emarginazione delle nostre regioni e della nostra gente, del nostro popolo. Se qualcuno vorrà continuare ad essere suddito, magari per coerenza con una storia secolare di sottomissione, sappia che i nuovi padroni, per quanto, guardate, sembrano innamorati delle nostre bellezze paesaggistiche e monumentali, questa volta non faranno assolutamente nulla per la Sicilia e per il Sud. Non vedo all'orizzonte, con molta onestà, nessun Federico II. Vedo invece una gravissima situazione economica e finanziaria a livello europeo e mondiale, nella quale ognuno penserà solo a se stesso, come e viene dimostrato sempre dalla storia. Non verranno i greci a costruire da noi templi e teatri. Non verranno i romani a fare strade ed acquedotti. Non verranno arabi o normanni a portare arti, mestieri e nuove culture. Non verrà nessuno a portare qualcosa. Ma qualcuno che cercherà di completare il lavoro di chi al sud vuole solo prendere quel poco che è rimasto. A cominciare delle migliori intelligenze e delle migliori energie. E quindi, per quanto ci riguarda, è venuto il tempo di svegliarsi e darsi una mossa. E questa mossa bisogna darsela subito, immediatamente, perché domani sarà troppo tardi. In questa ottica, io ho mandato poco fa la nostra nota al Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi. Una breve nota che vi leggo e che vi spiego in termini molto chiari. La nota è indirizzata al Presidente del Consiglio, nonché a tutti i deputati nazionali eletti nelle regioni del Meridione e ai presidenti di regione, a tutti i deputati e a tutti i consiglieri regionali delle regioni del Meridione. Oggetto: ponte sullo stretto nel piano nazionale di ripresa e resilienza, Recovery Fund, richiesta alle istituzioni europee di deroga temporale per l'inserimento dell'opera. Egregio Presidente, nel 2003 l'intergruppo europeo, presieduto dal commissario Karel Van Miert, identificava tra i corridoi portanti dell'intero assetto comunitario il corridoio 1, Berlino-Palermo, ovvero un collegamento stabile tra la Sicilia e l'Europa che avrebbe consentito di realizzare un asse di collegamento tra Palermo e Berlino per il trasporto merci e persone a lunga percorrenza, fattore di avvicinamento e integrazione fra le regioni meridionali d'Italia e quelle dell'Europa settentrionale e centro-orientale, trasformando il nostro paese in un grande hub euro-mediterraneo e al contempo avvicinando l'Europa alle economie del Medio Oriente e del Nord Africa. È utile ricordare altresì che, consentendo di far giungere l'alta velocità ferroviaria anche al sud d'Italia, ancora oggi si determinerebbe una vera e propria svolta ecologica per i trasporti nel meridione, completando il quinto corridoio transeuropeo scandinavo-mediterraneo Helsinki-La Valletta, ideato proprio dall'Unione Europea con lo scopo di portare l'alta velocità ferroviaria dall'estremo nord all'estremo sud del continente europeo, proprio per ridurre le emissioni nocive provocate dalle modalità di trasporto più inquinanti. E tutto ciò, come sopra rammentato, è perfettamente coerente in questi giorni con le finalità del Recovery Fund. Infatti, la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina comporterebbe importanti ricadute occupazionali, economiche e lavorative in tutto il sud Europa grazie all'indotto e alla sua conseguente attrattività turistica, determinando
una vera e propria rivoluzione green, in linea con gli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni inquinanti tramite i trasporti veloci ferroviari. Sempre la Commissione europea considera la Sicilia tra le regioni insulari più meritevoli di azioni e politiche di riequilibrio che necessitano di recuperare un divario sempre più importante in coerenza con gli obiettivi della politica di coesione, e ciò è avvalorato dal riparto delle risorse del Recovery Fund all'Italia. Per i motivi su esposti, la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina si configura come l'opera più strategica in Europa da realizzarsi con le risorse finanziarie del Recovery Fund, e conseguentemente non è accettabile perdere un'occasione storica come questa impedendo la sua esecuzione a causa del vincolo temporale ordinario del 2026 per la conclusione dei lavori previsti nell'ambito del Recovery Fund. Ogni obiezione all'inserimento dell'opera nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza legata al termine entro cui l'opera dovrebbe essere realizzata, cioè 2026, appare insensata. Il ponte sullo stretto, opera cantierabile, ha la necessità di essere eseguita per la sua importanza in un lasso temporale tecnicamente ragionevole e non comprimibile. Ragionare in termini diversi vorrebbe dire trasformare il vincolo temporale del 2026 in un termine acceleratorio per le opere già esistenti, ma assolutamente restrittivo e penalizzante per opere altamente strategiche che, proprio per le finalità che perseguirebbero, rappresentano l'unico strumento in grado di colmare definitivamente le disparità tra le varie regioni, in particolare delle isole e delle regioni ultraperiferiche. A tal fine, nella considerazione che non si può rinviare un'opera che in ogni paese d'Europa sarebbe considerata urgentissima perché l'unica in grado di compensare gravi e permanenti squilibri territoriali che hanno incrinato la capacità produttiva dell'intero sistema economico nazionale a causa dell'ormai atavico distacco dei tassi di crescita nazionale da quelli del resto d'Europa, nella mia qualità di sindaco della città di Messina e nell'ambito della sfera delle mie competenze, mi permetto di sottoporre alla sua attenzione la seguente proposta. Ecco, andiamo ora al dunque, molto chiaro e molto sintetico. Richiedere alla Commissione europea di modificare ed integrare il regolamento per la creazione di un dispositivo per la ripresa e la resilienza, approvato il 9 febbraio 2021 dal Parlamento europeo con la risoluzione, con l'apposita risoluzione, nella parte in cui dispone che, ecco, importante questo passaggio, che gli impegni giuridici delle operazioni a valere sul programma integrato Next Generation EU devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023. E i relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro il 31 dicembre 2026. Questo prevede sostanzialmente il piano, e cioè che tutto sia cantierabile nelle opere previste, che le opere quindi partono, i contratti vengono sottoscritti entro il 31 di dicembre 2023 e l'ultimo pagamento, sostanzialmente l'opera, venga completata entro il 31 dicembre 2026. Qui noi che cosa sosteniamo? Bisogna attivare un meccanismo di flessibilità che deroghi a questi limiti temporali per gli Stati membri che ne facciano richiesta, prevedendo, ecco dove la modifica noi chiediamo, prevedendo la possibilità di spostare il vincolo temporale relativo ai pagamenti al 31 dicembre 2030 in relazione alla realizzazione di opere che presentino comprovate caratteristiche strategiche a valenza sovranazionale nei limiti del 5% delle risorse assegnate per ciascun Stato membro. Tale deroga consentirebbe agli Stati membri che ne facciano motivata richiesta di realizzare opere a valenza strategica sovranazionale per reagire alla crisi in modo adeguato, discostandosi dagli obblighi che normalmente si applicherebbero in forza del quadro della normativa sul Recovery Fund, in analogia a quanto previsto dal meccanismo di attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita, che la Commissione europea può proporre nell'ambito delle strategie poste in essere per rispondere in maniera rapida, decisa e coordinata alla pandemia da coronavirus.
Il ricorso alla deroga garantirà agli Stati membri che ne facciano motivata richiesta la flessibilità necessaria per realizzare opere a carattere straordinario adeguate per sostenere la ripresa e rappresenterebbe un passo importante nella realizzazione dell'impegno della Commissione di avvalersi di tutti gli strumenti di politica economica disponibili per sostenere gli Stati negli sforzi volti a proteggere i loro cittadini e ridurre i gravi effetti socio-economici della pandemia. Bene. Allora, sostanzialmente, cosa stiamo dicendo noi al Presidente Draghi? All'Italia hanno assegnato 210 miliardi, di questi 210 miliardi ne sono state assegnate all'Italia, non è un vanto, circa 180 miliardi di questi 210 proprio per le condizioni vergognose in cui si trova il Meridione, perché gli indici che sono stati adoperati, utilizzati in ambito europeo per assegnare le risorse agli Stati membri sono stati il reddito pro capite, la povertà territoriale e la popolazione. Ebbene, il presidente Conte aveva tentato l'ennesimo scippo spostando sostanzialmente tutte queste risorse, tranne 40 miliardi di euro su 210, per il territorio del centro e del nord. Ora noi non vogliamo fare una guerra tra territori, noi vogliamo giustizia, noi vogliamo che le risorse sono state assegnate all'Italia proprio perché c'è la palla al piede del Meridione, vengano destinati intanto per il Meridione secondo i criteri di suddivisione tra i vari Stati membri. Su 210 miliardi, cosa stiamo dicendo? Il 5% di 210 miliardi, cioè 11 miliardi circa, chiediamo che vengano utilizzati per un'opera strategica scelta da ogni Stato membro. Chi ne fa richiesta? Nel caso nostro dell'Italia, l'Italia farà richiesta di destinare il 5%, si spenderà di meno, quindi entro il 5% delle risorse assegnate per realizzare il ponte sullo stretto di Messina, in deroga ai tempi stabiliti per tutte le altre opere. Che significa? Che se l'intero Recovery Fund prevede che tutti gli interventi inseriti si devono completare entro dicembre 2026, nel caso del ponte sullo stretto di Messina o di altre opere di altri stati che lo segnaleranno, si darà la possibilità di completarlo entro il 2030. D'altronde è sempre capitato che, in base alle scadenze prestabilite, siccome poi manca una parte per realizzare l'opera, non è che si proceda al definanziamento, in genere si fanno poi le proroghe, magari un anno prima del termine stabilito. Allora, arrivato a questo punto, non posso accettare che un ministro della Repubblica dica già in partenza che il ponte sullo stretto di Messina non si fa perché entro il 2026 non si completerebbe. E allora, signori, questa è una grande baggianata. E dicono grandi baggianate anche i vari parlamentari. Tenete conto che è un'opera che ha già avuto la valutazione di impatto ambientale. Una cosa importantissima, l'opera è cantierabile, a differenza delle stronzate che dichiarano anche i vari sottosegretari pure oggi, e qui ci sono le relazioni e la documentazione che al momento opportuno possiamo sbattere in faccia a chiunque. E allora io qua mi appello, questa nota l'ho già inviata qualche ora fa al Presidente Draghi, chiedo che si faccia immediatamente promotore di questa modifica, e dico anche a tutti i deputati del Meridione che, guardate, non ce ne frega niente né degli intergruppi e quant'altro, con tutto il rispetto alle varie iniziative. Noi vogliamo che voi siate conseguenziali. Non potete approvare un recovery plan che non ha all'interno il ponte sullo stretto di Messina. Perché? L'Italia già aveva 2.500 miliardi di debito pubblico, e la vendita di bot, CCT e porcherie varie non bastavano neanche per coprire gli interessi di questo debito. Ora, con tutte le operazioni di scostamento che sono state autorizzate, quindi altro indebitamento, non so a quanto siamo arrivati, a 2.600 miliardi, 2.700 miliardi. Perché vi sto dicendo questo? Perché il ponte sullo stretto di Messina o si fa ora, in questa occasione, con questo intervento Marshall in ambito europeo, o non si farà mai più, perché le condizioni non ci saranno mai più. Quindi ora o mai più, questo lo voglio sottolineare. Noi non abbiamo nessuna intenzione di
accettare questo torto. E se saremo costretti a organizzarci seriamente con un movimento meridionalista che spazzi via in termini definitivi gli ascari dal Parlamento nazionale, lo facciamo, fosse l'ultima battaglia politica che ci intesteremo senza discussione. E questo quindi lo voglio dire chiaramente a tutti i colleghi parlamentari eletti nel Meridione che siedono alla Camera e al Senato, perché non consentiremo più che sfruttiate il nostro territorio per le vostre poltrone. Dovete essere conseguenziali. Io mi auguro, lo dico onestamente, che il presidente Draghi non faccia il Conte. E quindi, siccome la nostra è una proposta ragionevole, si faccia carico immediatamente, con la sua autorevolezza, di richiedere questa modifica che è di buon senso e può valere per tutti, può servire per tutti. E di conseguenza per noi l'opera strategica mette in moto tutto un meccanismo di altre opere collegate importanti. Questo è fondamentale e noi comunque andiamo avanti. Il dato, per quanto ci riguarda, ormai è definitivo e quindi si parte con un progetto molto chiaro, l'auto-organizzazione seria del Meridione e di conseguenza avere una volta per tutte nel Parlamento nazionale chi difende fino alla morte politica il proprio territorio, perché noi abbiamo già dimostrato in tante occasioni di non avere il culo incollato alla poltrona. E questo lo voglio anche dire anche a cospetto di chi in questo momento, deputati nazionali e deputati anche di Messina, tipo Duva, il quale oggi addirittura per continuare a mistificare il ruolo dello Stato mette in discussione la legittimità dell'intervento dello Stato per risolvere il problema delle baracche. E scusami, e chi lo deve risolvere questo problema? Perché in altri territori d'Italia si è intervenuto a seguito dei terremoti e si sono rifatti i territori e a Messina no? Perché noi dobbiamo continuare a subire questa vergogna? Tuva, esibisci tutto ciò che hai fatto durante il tuo mandato dal 2013 al 2018. Potresti continuare a sparare cazzate. Comunque ti ho sfidato a un dibattito pubblico e aspetto da te che concordiamo la data e così vediamo qual è stato il vostro ruolo, il tuo in particolare e di tutti i tuoi colleghi deputati della città di Messina. Io ho già detto che non sono interessato a fare il soggetto attuatore. Se la ministra Carfagna, che ringrazio ovviamente, ritiene che sia più coerente che il sindaco della città sia il soggetto attuatore, bene, io gli dico grazie. Se mi affidate questo compito, me lo porta avanti senza se e senza ma, senza alcun problema. Ma non posso accettare però che il Duva di turno, deputata 5 Stelle, che dimostra con questa ennesima presa di posizione sotto i capelli niente, debba dire che il soggetto attuatore deve essere lo Stato perché il Comune non ha fatto niente. Io sono arrivato ora a Duva, 2 anni e mezzo fa. Tu sei nel Parlamento da quasi 10 anni, nel Parlamento nazionale. Sei tu che non hai fatto niente e devi dare conto alla città di Messina. Inutile che fai questi post, queste stronzate, nelle quali addirittura metti in discussione la nostra richiesta d'aiuto. Guardate cosa scrive oggi in un suo post. Baracche Messina, interventi nazionali su un problema di competenza locale che va avanti da oltre 100 anni. E tu che hai fatto in questi 10 anni? E perché di competenza locale? Dove dovremmo prendere noi 300 milioni di euro? Noi, caro Duva, dove li dovremmo prendere a Messina? Nelle povertà nella quale ci state lasciando i primi voi. Ebbene, quando un deputato va contro la propria città, è come quando un genitore va contro la sua famiglia, né più né meno. Comunque attendiamo di avere la data del signor Duva per confrontarci su quello che lui ha fatto, su quello che abbiamo fatto noi in 2 anni e mezzo, che non si è fatto negli ultimi 30 anni. Questa è la verità. Ecco, questi sono i soggetti che sono contro il ponte, sono contro a prescindere, come diceva Totò.
perché ripeto, sotto i capelli niente. E beh, noi non ci possiamo naturalmente far condizionare da questi personaggi. È arrivato il momento di avere risposte concrete. Noi partiamo, non ci poniamo il problema, guardate, dell'orizzonte, siamo abituati a navigare a mare aperto, perché d'altronde noi dobbiamo difendere solo la nostra dignità di siciliani e di meridionali, non la dignità della nostra poltrona, perché la poltrona diventa dignitosa se il nostro compito, il nostro ruolo è funzionale al popolo, nel rispetto della Costituzione, al territorio ovviamente da quale proveniamo. E sicuramente dobbiamo sottolinearlo, non è pensabile che il meridione ormai venga mantenuto semplicemente con il piatto di lenticchia rappresentato dal reddito di cittadinanza. E ve lo dico onestamente, ci serve in questo momento perché ci avete messo in ginocchio, ma la nostra prospettiva non può essere il reddito di cittadinanza. Noi vogliamo il lavoro, vogliamo produrre, non vogliamo essere parassiti, ok? Quindi non vogliamo oppio sociale. Il reddito di cittadinanza ben venga per una fase transitoria, fino a quando non si costruiscono le stesse condizioni del resto dei territori. D'altronde neanche al nord serve un sud in queste condizioni, perché diventiamo una palla al piede. Ebbene, noi non vogliamo essere palla al piede di nessuno, né comunque possiamo consentire che ci facciano morire lentamente. Perché guardate, che è successo in questi anni? L'Italia ha scassato i conti, indebitata fino a oltre 2.500 miliardi di euro, il sud è rimasto dov'era. Certo, noi ci abbiamo messo di nostro, attenzione, perché noi siamo stati bravi anche a utilizzare certe prerogative per farci del male, ma lo Stato è stato felice che i meridionali si facessero del male, perché così almeno, come dice, avevano un problema in meno. Io vi saluto, vi terrò informati di quella che sarà questa ulteriore partita importante. Ovviamente non ho nessuna ambizione personale, se non quella, questo sì, onestamente, di evitare che domani i primi miei figli lascino questa terra, perché le condizioni nella quale la stiamo continuando a mantenere non danno una prospettiva e non danno quindi pari opportunità. Ognuno può decidere di andarsene liberamente, ma andarsene per necessità, guardate, è la cosa che non si può più accettare. E quindi per me questa diventa la battaglia, un territorio nel quale ci siano le medesime condizioni del resto d'Italia. Non pretendo altro, ma è ovvio che noi ora però dobbiamo cambiare anche da questo punto di vista metodo, e soprattutto non dobbiamo fare gli ascari, perché si parte con i buoni propositi, quando poi magari si supera lo stretto di Messina o si supera la Campania, si trasformano, e in quei parlamenti diventano ascari. Io lo voglio vedere quanti senatori e quanti deputati voteranno il recovery plan, che magari non conterrà il ponte sullo stretto di Messina. Ecco, li aspettiamo tutti al passo. Noi nel frattempo però dobbiamo organizzarci, e ci organizzeremo come siamo abituati a fare, senza se e senza ma. Grazie e buonanotte.